sono ormai quasi 2 settimane che siamo qui a Budapest. Io devo dire che mi sto trovando veramente molto bene. Non me l'aspettavo, avevo delle grandi aspettative ovviamente, ma sinceramente non credevo di trovarmi così bene. Tutto è veramente molto, sono tutti molto disponibili, sono tutti molto amichevoli, anche sin dai primi momenti che siamo arrivati, Steve in prima persona cioè proprio, è proprio stato accanto a noi e lo è ancora ovviamente, sempre molto disponibile, lui ci ha mostrato tutta la strada per arrivare a Residence ovviamente, poi nei giorni seguenti anche per raggiungere varie parti della città e ovviamente la scuola. Anche a Residence stesso sono veramente tutti molto calorosi, tutti molto simpatici e soprattutto molto disponibili. Ci aiutano quando abbiamo bisogno di qualcosa, sono sempre lì. E così come a scuola in realtà, la scuola è veramente un posto molto confortevole e in cui tutti sono molto amichevoli, anche i compagni di classe sono molto, veramente esatto. Molto simpatici. Si ride molto, nonostante si studi ovviamente tanto, però si ride anche molto e questa è una cosa secondo me molto positiva e soprattutto molto che deve esserci insomma. Esatto, sì, anche qua alla Vicenza International College abbiamo avuto un'accoglienza sin da subito molto amichevole e calorosa sia da parte dei docenti che si sono subito interessati a noi, ci hanno aiutato per nei punti in cui magari avevamo qualche difficoltà, sono stati subito molto disponibili e lo stesso anche per i compagni che sono stati sin dai primi giorni molto amichevoli, molto disponibili a portarci ad esempio in giro per la scuola e mostrarci le varie parti oppure anche in giro per la città addirittura un nostro compagno si è fatto da guida e ci ha portato a visitare i posti principali della città, ci ha dato alcuni consigli, quindi sin da subito è stato un ambiente molto accogliente, molto caloroso. Per quanto riguarda le lezioni invece sicuramente dover seguirle in una lingua diversa dalla nostra, ovvero doverle seguire in inglese richiede uno sforzo in più, un passaggio che in Italia ovviamente non facciamo e che diamo per scontato e che quindi rende tutto più difficile ma allo stesso tempo interessante e sicuramente molto formativo. Saranno credo 5 mesi, molto, 6 mesi. Molto impegnativi ma allo stesso tempo che ci daranno tantissimo. Io trovo infatti che sia tutto molto, molto stimolante, sia ecco appunto il fatto di, soprattutto il fatto di dover seguire le lezioni in inglese, ma è anche una grande soddisfazione ovviamente quando poi si capiscono varie cose, si collegano le varie cose alle varie conoscenze che abbiamo già acquisito in Italia, insomma è veramente tutto, se dovessi racchiudere tutto con un aggettivo, direi, descrivere tutto con un aggettivo, direi che è tutto molto stimolante. E se posso aggiungere anche un'altra cosa, anche il fatto che si cambia aula ad ogni lezione, è una cosa che io in Italia non ho sperimentato, però qui invece si fa e devo dire anche questo rende tutto molto più dinamico e credo sia una cosa veramente positiva. Anche il fatto di avere in classe compagni provenienti da diverse nazioni del mondo, cosa che in Italia ovviamente esiste, ma almeno per quanto riguarda la mia esperienza è piuttosto limitata, è sicuramente uno stimolo in più, uno stimolo per conoscere le altre culture, gli altri modi di fare, le tradizioni e quindi un modo per arricchirsi sempre di più divertendosi insieme agli altri. Anche la città stessa offre davvero tantissime possibilità. Noi ancora non abbiamo visto molto, ma quello che abbiamo visto, almeno personalmente, mi è piaciuto tantissimo. E soprattutto è davvero un mescolarsi di tante culture, sia dal punto di vista, anche solo dal punto di vista alimentare magari, ci sono veramente tantissime scelte, tantissime opportunità e questo veramente è un grande punto a favore. Ok, per ora questo è tutto, spero che stiate bene, mi mancate molto, non vedo l'ora di rivedervi e vi manderò video e foto nei prossimi giorni. Ciao! Per ora questo è tutto, io vi manderò sicuramente altri messaggi presto, quello che vedrò sicuramente ve lo condividerò con voi e mi mancate molto, ci rivedremo tra 5 mesi ma nel frattempo insomma
ci sentiremo sicuramente e spero stiate tutti bene e un grande abbraccio a tutti. Ciao!